sicurezza di Windows accedendo a questa icona che trovate in quest'area qui, l'area di notifica, ecco, della barra dell'applicazione di Windows. Portate il puntatore su questa freccina, si apre questo elenco e trovate lo scudo. Lo scudo vi conduce direttamente alla scheda che ha a che vedere con la sicurezza di Windows. Comunque, per raggiungere questa potete sempre andare su Start, scegliere impostazioni, ecco, potete aprire anche impostazioni col tasto destro su Start, tasto destro, e poi impostazioni, la stessa controllo. Ecco, per accedere attraverso il pannello di controllo, poi lo vediamo dopo. Quindi, una volta che si accede alle impostazioni, ecco, diciamo al desktop nuovo, questo c'è, cioè desktop, scusate, questo è non il desktop, ma quando il pannello di controllo nuovo di Windows 10. Si può fare anche tramite il pannello di controllo, ecco, classico, lo vediamo tra un po'. Ricordiamoci che per aggiungere lo scudo bisogna andare prima su aggiornamento e sicurezza. Vedete che l'aggiornamento l'hanno messo insieme a sicurezza perché è importante l'aggiornamento ai fini della sicurezza. Facciamo clic su aggiornamento e sicurezza, da qui quindi su sicurezza di Windows. E poi abbiamo le diverse possibilità che potete trovare all'esame facendo clic su protezione da virus. Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo anche il firewall e vedremo pure come attivare, eventualmente disattivare il firewall. Quindi andiamo per adesso su protezione da virus. Se vogliamo eseguire un controllo, andiamo su avvio veloce. Eccolo qua, analisi veloce. Analisi veloce. Se vogliamo invece scegliere di fare l'analisi di un solo disco o di una sola cartella, andiamo su opzioni analisi e da opzioni analisi possiamo scegliere o l'analisi completa per analizzare ogni che, cioè tutto praticamente, o l'analisi personalizzata per scegliere quello che vogliamo controllare. Ecco, io scelgo analisi personalizzata, quindi poi mi porto più in basso, ecco, trovo il pulsante avvia analisi. Da questo mi si apre la finestra di dialogo da quale posso scegliere o l'unità disco, quindi volendo anche la pennetta, vado su questo PC, magari facciamo caso questo è DVD. Su DVD, se è un DVD masterizzato non ci possono essere virus, ma se è un DVD masterizzato, cioè originale, se è stato masterizzato, copiato da un amico, potrebbero pure starci. Quindi, anche se poi non sono cancellabili i virus che sono stati registrati in un DVD, però è utile magari scovarli. Ecco, mettiamo che ci fosse la pennetta, io posso scegliere questa unità per la scansione, oppure il disco C, oppure una cartella, o qualsiasi altra cartella, magari semplicemente download. Ecco, una volta scaricati magari alcuni file, prima di eseguirli, ecco, di installare magari delle nuove applicazioni, eseguo e controllo magari, ecco, tutta la cartella download, oppure del file specifico. Ecco, scelgo dalla cartella download il file specifico, magari questo qui, setup, ecco, ora, questa cartella, e faccio clic su seleziona cartella per avviare l'analisi di quella cartella. Ecco. Chiaramente a seconda di quanto è grande la cartella, di quanti file in essa sono contenuti, ci vorrà più o meno tempo. Ecco, l'analisi completa magari del computer potrebbe portare via anche qualche ora. L'analisi di una cartella qualche minuto, l'analisi di un singolo file qualche secondo. Insomma, in questo caso i file sono già 2000 che sono stati analizzati, è chiaro che il tempo già è vicino al minuto. Però guardando finito, insomma, così ho fatto il controllo di quel programma che ho Ah, scaricato, addirittura. dove ci sono contenuti così tanti file che non possono essere controllati in tempo reale dall'antivirus, ma bisogna eseguire una scansione ad hoc. Beh, uno comunque è Fantastico, padrone anche di fantastico. annullarla questa scansione. Io, se voglio, posso anche scegliere annulla. Ecco, e ritorno alla schermata precedente. Ecco, si può eseguire, questo all'esame lo potete trovare, una scansione utilizzando dei provider o comunque dei software online, quindi diciamo utilizzando il cloud computing, o si può utilizzare Microsoft Defender. Questo è l'antivirus che per esempio è incluso, tornando alla domanda di prima, è incluso in Microsoft Windows, quindi chi compra un computer è comunque protetto in qualche modo da questo antivirus, non c'è bisogno di comprare magari necessariamente, non so, per esempio Norton antivirus. Possiamo utilizzare quello di Windows, ecco, normalmente va bene questo, certo, per tutte
tutelarci ancora in modo più mirato e in modo migliore, ecco, certamente magari uno potrebbe affidarsi a un antivirus di quelli a pagamento, però significa andare a spendere magari 50-60 euro l'anno. Bene, di questo abbiamo detto un po' tutto. Per quanto riguarda la sicurezza, ricordiamoci anche che è importante non solo l'antivirus, ma anche il firewall. Il firewall è un software, potrebbe anche essere anche un computer, un hardware, che va tenuto attivato per le reti pubbliche, anche per le reti private, per evitare che facilmente dall'esterno possano intrufolarsi nella nostra rete. Qualora chiedessero di disattivarlo, si può fare clic e si può disattivare spostando questo cursore. Chiaramente quando va disattivato, quando magari necessita installare una nuova applicazione e leggendo magari il file README o comunque l'opuscolo associato all'applicazione, ci chiedono di disattivare magari il firewall e l'antivirus per installarlo. Chiaramente questo si fa per l'applicazione sicura, ecco. Bene, a questo punto, ecco, metto questo in pausa.